anti-G8, no? Because Carlo Giuliani maybe was there could be another Carlo Giuliani with this rifle left alone. But I think too that this is a strategy from Carabinieri to make people do things like taking a rifle and shooting, for example, and so to try to charge us for any reason, no? So they leave some material, some dangerous material, shells, weapons, and so on, around, and let the people take their decision. It's a kind of trap, no? They are going to attack you because they leave something dangerous you catch on the road. Maybe Carlo Giuliani was the same in a different point of view. It was a trap and it was enabled, no? It started and it made its work, no? But this rifle could have been another Carlo Giuliani for the consequence of taking a weapon in your own hands. They are allowed to shoot you. I'm glad that this event was put to an end. On the other side of the van was the writing "We are winning" while this all happened. So it's really a connection between the two events. It's a kind of common reality the people shared for some moment, no? È successo che in quella situazione praticamente due camionette di carabinieri si sono scontrate tra di loro. Nel tentativo di venire via ci è riuscito soltanto una camionetta, l'altra è rimasta praticamente bloccata. Mi sembra di una situazione in cui i carabinieri erano un po' in panico e niente, poi semplicemente nel panico io ero di con la telecamera a un 25 metri all'incirca e ho ripreso quello che stava accadendo in modo molto sporco, anche perché ero molto emozionato, cioè la cosa era molto più forte di me, non riuscivo a capire ciò che stava accadendo. E niente, ho visto semplicemente, intanto ho sentito più che altro i due spari che sono stati consecutivi. Questo poi ovviamente con i miei occhi, visto che avevo anche l'occhio in camera, personalmente mi è stato poco chiaro, poi vedendo le immagini. Provo sgomento e dolore immenso per la giovane vita spezzata. Mi rivolgo ai dimostranti perché cessi da subito questa cieca violenza che non dà contributo alcuno alla soluzione dei problemi della povertà nel mondo. Il vertice che stiamo tenendo a Genova vede per la prima volta riuniti insieme i responsabili dei paesi industrializzati e dei paesi poveri del mondo e i vertici delle istituzioni internazionali in cui gli uni e gli altri collaborano congiuntamente. Le grandi attese e le speranze suscitate da questo vertice non debbono essere vanificate da atti insensati, indegni della nostra democrazia, indegni della nostra civiltà. Poi il presidente del Consiglio Berlusconi, la voce del governo. Mi unisco ai sentimenti di dolore del Presidente della Repubblica. Spiace quanto è accaduto sia stato contestuale agli sforzi e al lavoro che nel G8 si è portato innanzi, proprio per uno sforzo aggiuntivo rispetto a ciò che sino ad ora si è fatto per combattere la povertà e le grandi epidemie nel mondo. Per la prima volta, come ha ricordato il Presidente, il G8 si è aperto anche a paesi in via di sviluppo e insieme a loro stiamo tentando di trovare una soluzione che sia nuova, che sia efficace, proprio per rimediare a questi gravi inconvenienti, a questi grave epidemie, a queste situazioni di povertà, di malattia, di dolore che riguardano una larga parte della popolazione mondiale. Is it safe to leave here yet? To go for a shower or anything? Are we having a group meeting? Yeah, I just the showers, like I just want to go for a swim Where on are the the beach. showers? On the beach? Yeah, just up there. Yeah, it's there. I can't say. Where's the meeting for you? Thomas!
Nobody elected the World Trade Organization, nobody elected the International Monetary Fund, and I think the truth is the leaders have stolen the agenda of the people. And of course, without violence, which I greatly regret, you wouldn't be covering this at all. What the G8 are discussing is globalization, how you can get more profits for big companies. What? President Bush, who talks about we don't want violence, is just about to launch the biggest nuclear armament race we've had since the Cold War. And I think you'll find there's a lot of public sympathy. Some of these big companies are bigger than countries. Ford is bigger than South Africa. Toyota is bigger than Denmark. There's no democratic control at all. I think this is comparable to the Chartists and the Suffragette. And remember, when Nelson Mandela tried to end apartheid, Mrs. Thatcher called him a terrorist. I mean, that's the normal language. They use that language in order to prevent arguments from getting across. 5,000 babies die every month in Iraq because of the sanctions. I mean, this is violence, violence, violence. I mean, not only was somebody shot yesterday, but a BBC cameraman was beaten up. Now, was he violent? I think it's time we just looked at this in a rather more measured way. This is a movement for world democracy against political leaders who are all absolutely in the pockets of multinational companies and international organizations. Nobody elected and nobody can remove. Phase 4, Saturday 21 July. Our strategy here is directed to undermine, divide and disperse the march. We instigate more property damage and police battles in the morning near the assembly point of the march. Shortly after noon, we begin a battle just outside the convergence center near the corner where the march turns north, giving us the excuse to gas the convergence center. We attempt to drive the battle into the march, splitting or disrupting it, and providing the rationale to attack the march with tear gas and other dispersal agents. Yet the highest ambition of the integrated spectacle is still to turn secret agents into revolutionaries and revolutionaries into secret agents. Nel cuore del Porto Antico, nel grande acquario riservato alla stampa, gli inviati di tutto il mondo, dalla CNN ai giapponesi, guardavano sorpresi le immagini di Primo Canale. E come loro, dentro le case, c'erano si imponeva allo scelto al lancio delle Molotov. This is how the police work. It is Saturday afternoon, and there are as many as 200,000 people